Presidente, come sta andando la preparazione e l'avvicinamento al prossimo torneo? Ma direi bene, a parte il meteo, direi che è l'unico elemento un po' che ha portato via un po' di lavoro sul campo, però per il resto direi come avevamo pianificato si sta realizzando, quindi tanta affluenza al campo, tanta intensità e insomma i presupposti per fare un buon lavoro ci sono. C'è la voglia anche di riscattare, c'è la voglia di dimenticare quello che magari non è andato come si sperava l'anno scorso e di gettarsi semplicemente sulle prossime sfide mentalmente, ecco, qual è la tensione? Allora, io mi auguro che non ci si dimentichi quello che è successo l'anno scorso, perché non dimenticandolo c'è la possibilità di far meglio, anzi va metabolizzato, capitalizzato anche l'errore e la non perfetta prestazione dell'anno scorso. Quindi c'è di conseguenza però la consapevolezza di dover far meglio, c'è la consapevolezza di dover dare di più anche in fase di preparazione, in fase tattica, in vista della sfida del 19 giugno. Sfida contro gli azzurri di Santa Croce che tornano in gioco dopo la loro scelta di non partecipare del 2018, che avversario aspettate? Un avversario molto competitivo, come sempre. Gli azzurri sono sicuramente una squadra che sa rigenerarsi, che sa trovare grande linfa agonistica, quindi di conseguenza abbiamo la consapevolezza di avere un avversario difficile, ostico, ma altrettanta consapevolezza sta nei nostri mezzi. Rientrano tanti calcianti che l'anno scorso erano assenti e poi il fascino indubbiamente del superclassico del calcio costume è tanto, e quindi la voglia di arrivarci preparate, di far bene è immensa e pervade tutti noi, da prima all'ultimo. Perché va detto che gli azzurri sono storicamente i più titolati, ma se prendiamo l'ultimo decennio lo squadrone sono i bianchi, se guardiamo i titoli conquistati, soprattutto nel periodo più recente. Ecco, come si fa a costruire un colore vincente come hanno fatto i bianchi recentemente? No, devo dire, allora, storicamente, un piccolo appunto, storicamente ce la giochiamo, sono un torneo più, un torneo meno i bianchi sugli azzurri, perché c'è stato subito dopo guerra un grande dominio dei bianchi. Diciamo, se prendiamo l'ultimo mezzo secolo, ecco, gli azzurri hanno vinto di più. Esatto, sì, però dico storicamente, insomma, si equivalgono, vanno ad ondate. Questo da cosa viene determinato? Ovviamente un lavoro di preparazione, quindi organizzativo, un lavoro societario è importante proprio per catalizzare atleti, per catalizzare e tenere stretti i migliori talenti del calcio in costume. E poi ovviamente essendo uno sport che si basa anche sulle individualità, sui talenti, dipende da quello che sforna il quartiere e quindi noi abbiamo avuto la fortuna di avere grandi calcianti, grandi atleti negli ultimi 10 anni, penso a Marino Vieri, a David Cappelletti, a Maurizio Bonfiglio, insomma ci sono stati grandissimi interpreti del calcio in costume e questo ha permesso attraverso una buona organizzazione di arrivare a guadagnarsi una buona guida tecnica, di arrivare al successo. Però adesso devo aggiungere che il livello si è visto anche negli ultimi 2 anni, si è molto equilibrato, adesso ci sono 4 squadre competitive, ci sono 4 possibili squadre vincenti e questo rende sicuramente il calcio costume più bello, più affascinante e nulla si dà per scontato. Ecco. Accennava prima come è cambiato il gruppo, com'è la composizione attuale tra veterani, giovani e visto con l'occhio del presidente, ecco, che sensazione le dà questo gruppo? No, e l'importanza appunto nella gestione di una squadra, di un colore, calcio in costume, è proprio questo a cui tu facevi riferimento, di lavorare sull'avvicendamento, sul creare nuovi calcianti, quindi è sempre stata una politica importante da parte nostra quella di andare gradualmente a fare innesti di giovani, proprio perché ci deve essere anche una successione generazionale, perché ovvio dopo, quando arrivi sui 40-45 anni, tempo per il calcio in costume è un po' finito, di conseguenza è sempre stata un punto di attenzione per quanto ci riguarda. L'anno scorso hanno debuttato 5 nuovi calcianti che hanno fatto molto bene.
Certo è che il calciante non diventa tale solo con una o due partite, occorre tanta esperienza, occorre vivere tutte le sensazioni del campo, metabolizzare quelle che sono le paure, quelle che sono l'adrenalina del momento per riuscire a star bene in campo e capire quello che succede, perché i primi anni, le prime partite è una gran confusione, tenti solo di portare a casa la pelle e poco altro, e quindi un calciante si fa dopo 5 anni di partite giocate, non 5 anni di allenamento ma 5 anni di piazza Santa Croce. Questo da noi direi che quest'anno c'è il mix perfetto, perché rientrano tanti calcianti più grandi, tanti calcianti con più esperienza, però dall'altra parte abbiamo anche un 5-6 atleti giovani che hanno alle spalle 2-3 partite ma che stanno maturando in maniera molto, molto veloce, molto evidente, quindi io credo che quest'anno non ci sono alibi per i bianchi, abbiamo una squadra competitiva e sta solo a dimostrarlo in campo. Come sta andando la preparazione e soprattutto come ci si prepara al torneo? La preparazione sta andando discretamente, insomma, i ragazzi sono motivati anche perché penso sia uno stimolo incredibile giocare contro gli azzurri, per cui insomma, siamo fiduciosi di poter fare la nostra figura. L'ha appena detto, ci sono gli azzurri in semifinale, la sfida bianchi-azzurri è considerata il grande classico del calcio storico, che avversario vi aspettate? Ma sicuramente un avversario che sarà preparato, motivato, con loro sono sempre battaglie, per cui è sempre l'avversario da battere. Insomma, cui, noi siamo consapevoli di questo e ci stiamo preparando appunto per non sfigurare. Il suo gruppo che sensazioni le dà? Sicuramente positive. Positive, credo fermamente in questa squadra, una squadra giovane, stiamo lavorando non solo per quest'anno ma anche in previsione futura, perché è giusto che sia così. Insomma. La composizione del gruppo, ecco, qual è? Ci diceva il presidente che quest'anno c'è un mix perfetto tra esperti, nuove leve. Sì, direi proprio di sì. Insomma, il presidente ha detto bene, c'è un mix perfetto. Ripeto, mi piace molto la mentalità di questi ragazzi, perché hanno capito determinate cose e stanno lavorando per migliorarsi, perché l'obiettivo del colore è quello di costruire un qualcosa che possa riaffermarsi non solo in questo torneo ma nel proseguo. Insomma. Come si gestisce un gruppo che è composto da rugbisti piuttosto che da calciatori, piuttosto che da pugili? Come dire, si cerca di sfruttare il meglio da tutti o si deve resettare tutto perché il calcio storico è un'altra cosa? Si deve resettare tutto perché il calcio storico è un'altra cosa. La difficoltà, penso, di uno che inizia a giocare al calcio storico è quello di mettere le proprie abilità, va bene, in maniera funzionale al gioco, per cui non è una cosa semplice, non è una cosa che uno può fare in un anno, è una cosa che chiaramente uno tira fuori con l'esperienza e con il proseguo dei tornei. Che cosa conta di più in piazza? Essere atleti, non avere paura di niente, essere una squadra unita, che cosa secondo lei? È un mix delle cose che lei ha detto. Chiaramente il gioco ultimamente si è modificato tanto, per cui l'aspetto fisico, l'aspetto mentale e l'unione di gruppo sono cose fondamentali per poter avere delle speranze di successo nel torneo. Si è detto che negli ultimi anni l'evoluzione del gioco ha favorito, anche in virtù delle nuove regole, anche l'ingresso di molti atleti. Rispetto al passato, di più atleti rispetto al passato che appunto praticano il calcio storico. Questo, come dire, ha anche allargato la platea per voi dove pescare, o sostanzialmente il vivaio resta quello?
No, sì, allora indubbiamente c'è stato un cambio del profilo ideale del calciante. Adesso sono tutti atleti, spesso sono atleti professionisti in varie discipline, dal rugby al pugilato, alla lotta, all'MMA. Prima c'era più il malandrino di piazza, insomma, cioè l'artigiano, il commerciante di buona stazza fisica, cresciuto in piazza e quindi, come dire, in termini di prestazioni atletiche forse era più carente, magari aveva più il calcio storico nel DNA, però sicuramente in termini di prestazioni atletiche era diverso da quello che è il profilo attuale del calciante. Il bacino d'utenza è limitato rispetto a quel che è il regolamento. Il calcio storico può attingere soltanto dalla provincia di Firenze, quindi nati o cresciuti o residenti da più di 10 anni all'interno della provincia di Firenze, quindi il bacino rimane pressoché uguale. È cambiato un attimo il profilo, adesso non c'è più l'omone di 110 kg ma che dopo 20 minuti non aveva più fiato. Adesso ci sono ragazzi che sono dinamici e preparatissimi e quindi questo è un po' il profilo diverso rispetto a un 15 anni fa. Questo vi ha portato anche, come dire, a cambiare la preparazione, le strutture stesse, il modo appunto di curare la squadra? Certo, adesso, come dire, il calciante arriva già preparato, essendo atleti professionisti o semiprofessionisti sono già tutto l'anno allenati, cioè da lavorare sicuramente maggiormente sulla tattica e sul gioco. Sul gioco non si improvvisa, no? Cioè, quindi bisogna lavorare molto sull'aspetto del collante, di fare squadra, di fare gruppo, perché un elemento vincente di una squadra è quello di sentirsi un unicum quando scendono in campo. Però non c'è più da fare il fondo, ecco, da prepararli da un punto di vista atletico ed avere la sensibilità di non, come dire, convertirli ad altre discipline, quindi cioè, integrarli nel gioco con la consapevolezza che quello è un pugile, quello è un rugbista, e quindi non chiedere all'uno di fare l'altro, perché sennò viene fuori qualcosa di non buono, insomma. Come si cura la preparazione atletica del calcio storico? Ma è un lavoro, chiaramente non abbiamo a disposizione troppo tempo, bisogna cercare di massimalizzare i 3 mesi, diciamo, che abbiamo prima dell'inizio delle partite, prima dell'inizio del torneo, quindi chiaramente è un lavoro progressivo, si inizia con 2 sedute settimanali per arrivare a 3, 4 e poi tutti i giorni immediatamente prima della semifinale. Quello che si dice da qualche anno è che il calcio storico si presta molto di più ultimamente a avere atleti nelle squadre, cioè atleti che arrivano già preparati fisicamente. Questo vi aiuta in questo lavoro? Sì, vengono da sport totalmente differenti. Noi abbiamo pugili, lottatori, atleti di arti marziali, e qualcuno viene da rugby, calcio. Quindi chiaramente bisogna cercare in poco tempo di mettere insieme tutte le cose, perché chiaramente a livello bisogna fare una preparazione, lavorare prima su un discorso aerobico, poi la forza, la resistenza, la velocità, quindi chiaramente un pugile ha una preparazione differente di un calciatore e di un rugbista. Ma in piazza, al di là della preparazione atletica, secondo lei, per come lo guarda da fuori, cosa conta di più? La preparazione fisica è molto importante. Si gioca a giugno, sono 50 minuti, molte volte sotto il sole e sulla sabbia. Quindi la preparazione atletica è fondamentale. Bisogna abbinare tutte le componenti di una buona preparazione fisica. Il fatto di avere un gruppo che comunque è composto da persone di età anche molto diverse, tra i veterani e i debuttanti, come si approccia a quelle che sono anche caratteristiche fisiche poi inevitabilmente diverse? Sì, non è realmente, di solito non è omogenea, si deve lavorare con età differenti. Ora in questo gruppo particolare abbiamo tanti giovani, c'è una grossissima motivazione, molti vengono dal quartiere, quindi le forze triplicano. E quindi non è così difficile, perché quando sa a che fare con gente determinata come questo gruppo, chiaramente tutto risulta più facile. A
atleticamente i suoi ragazzi, come li giudica? Stanno rispondendo, stanno migliorando e devo dire sotto questo aspetto noi alla prima partita, alla semifinale contro l'Azzurri saremo pronti. Come va la preparazione? Come vi state preparando? La preparazione va bene, anzi quest'anno abbiamo fatto una super preparazione, ci ha aiutato parecchio Fabrizio Polloni, che di preparazione atletica è veramente bravo, quindi si spera di arrivare il 16 e di stare veramente bene sia mentalmente che fisicamente. Ci sono gli Azzurri, il grande classico, no? Il calcio storico, specialmente diciamo, della storia recente. Che avversario vi aspettate? Gli Azzurri sono sempre stati diciamo, la partita clou, quindi la partita più sentita diciamo, per noi, come penso per loro. Li aspetto comunque motivati, carichi, perché l'anno scorso comunque non si sono presentati, o anche per scelta loro, non so come e perché, quindi credo che quest'anno voglia ritornare a essere protagonisti. Noi uguale, che siamo venuti da un anno molto difficile e vogliamo anche noi rifarci. Sei un veterano ormai del calcio storico, come ti sembra questo gruppo, questi bianchi, come ti sembrano? È un gruppo umile, un gruppo giovane, un gruppo che rispetta le scelte dell'allenatore, è un gruppo dove si lavora bene, un gruppo contrariamente agli altri anni dove magari ci poteva essere più qualcuno e metteva bocca, quest'anno avendo un gruppo molto giovane riesce a fare un allenamento veramente buono seguendo cosa ti dice l'allenatore, e quindi sono molto, molto contento perché comunque riesce a lavorare bene al 100%. Cosa conta di più quando si va in piazza? L'esperienza, la forza fisica, l'essere degli atleti, che cosa? Tutto ciò che hai detto serve, però penso che una cosa fondamentale è avere carattere, perché il calcio in costume non è uno sport, è questa tradizione, comunque ci vuole molto, molto carattere, perché tu ti puoi fare una super preparazione, puoi stare bene fisicamente, però entrando in piazza e magari non reggi l'emozione, non reggi la pressione comunque si crea durante l'ultimo mesetto, quella può influire, quindi credo che sia importante avere fiducia nelle persone in cui tu hai accanto e avere soprattutto una buona preparazione. Più voglia di riscatto o si guarda semplicemente al prossimo obiettivo? Perché mi sembra di capire, insomma, ricordo il 2018 fa ancora male. No, fa molto male, perché poi dopo tre vittorie consecutive arrivare a una sconfitta come quella dell'anno scorso. Però il calcio in costume è strano, la sconfitta ci sta, bisogna ripartire da lì e convinti andare a riprendersi la vittoria. Con gli Azzurri, meglio subito o sarebbe stato magari, come dire, la finale perfetta? No, meglio subito. Io, per me è meglio subito. Ci si leva il dente, poi alla fine una vale l'altra, perché se vuoi vincere il torneo due le devi battere. Però io sono per meglio subito. Perché quest'anno il gruppo vi dà più fiducia rispetto all'anno scorso? Se magari vi dà più fiducia. No, dà molta fiducia, perché l'anno scorso avevamo tante mancanze, infortuni, squalifiche. Quest'anno rientra un po' di persone, perciò il gruppo è più ampio, diciamo, e ci si allena meglio e abbiamo più fiducia, dai, diciamo così. Poi il campo dice, la storia del campo è a sé. Però sulla carta c'è più fiducia. Come sta andando la preparazione verso il prossimo torneo? Bene, i ragazzi si allenano, io mi sto allenando bene, la voglia è tanta, speriamo di fare bene. Com'è questo gruppo, questa squadra, che sensazioni ti sta dando? Quest'anno c'è stata una grande affluenza al campo, parecchi ragazzi sono venuti e quelli vecchi ci siamo ancora più uniti. Riuscire a vincere questo torneo.
perché c'è da riscattare anche un 2018 che, insomma, mi sembra di capire ha lasciato degli strascichi di amarezza, mettiamola così. Certo, è stato brutto. Io non ho giocato purtroppo perché ero squalificato, e quindi la mia è ancora più voglia di rivalsa, e vediamo. Anche perché poi c'è quello che, insomma, ormai tutti hanno ribattezzato come il classico in semifinale, perché ci sono gli azzurri che tornano in campo e subito c'è questa grande sfida. Che avversari vi aspettate? È sempre un match duro con loro, e ci aspettiamo di tutto. Sono molto forti, mettiamola così. Ecco. Ma cosa serve più che altro quando si è in piazza? Più di ogni altra cosa, più della forza, della velocità, dell'istinto, che cosa? L'esperienza? Determinazione, bisogna in quel momento pensare di essere un'altra persona e più che altro la premura per i compagni. Essere un calciante oggi che significa? Significa una responsabilità, un onore, uno stimolo, che cos'è? Sicuramente un onore, che è una cosa che rappresenta Firenze nel mondo, e è uno stimolo sempre ogni anno per migliorarsi e anche migliorare come persona, secondo me. Quante volte è capitato di sentirti chiedere ma chi ve lo fa fare? Cioè, perché sottoporre il vostro corpo a quello sforzo, a quella fatica, anche a quella sofferenza? Praticamente tutti i giorni. quando me lo glielo dico, mi dico ma chi te lo fa fare? Però è come una droga, non tu smetteresti mai. Che significa per te essere un calciante? Cosa significa? Sai, io lo vivo molto tranquillamente il calcio in costume. Per me è essere calciante e far parte di un quartiere. È un onore, però la vivo molto tranquillamente. Cioè, dura quei 2 o 3 mesi per me essere un calciante. Quante volte ti hanno domandato ma chi te l'ha fatto fare? Cioè, qual è, come dire, lo spirito, la sfida che vi muove ad accettare di mettervi in gioco in una prova così dura? Ma è un meccanismo, perché poi una volta, quando sei giovane vuoi giocare, perché comunque penso per qualsiasi ragazzo di Firenze far parte di un colore, di un quartiere sia un po' il massimo, no? Poi con gli anni cominci a dire chi me lo fa fare. E la cosa che ti spinge è l'amore per la squadra, poi ti leghi a delle persone, ti leghi a un colore, e quindi è quella cosa che ti porta tutti gli anni a venirti a allenare, a fare quella cosa che dopo il torneo dici basta, è l'ultimo. Poi invece l'anno dopo. L'anno dopo sei di nuovo alle solite. La qualità fondamentale che ci vuole per vincere il calcio storico qual è? Secondo me tanto cuore e testa, poi dopo viene l'allenamento, viene tutto il resto, però deve entrare dentro col cuore e con la testa per vincere questa partita, perché io penso che il calcio in costume la vinci, il 50% delle partite le vinci con la testa. Se vai lì preparato e convinto di quello che vai a fare, sei già un bel passo avanti. Poi è logico che devi essere anche preparato fisicamente, perché giocare 50 minuti sotto il sole con le botte non è facile. Secondo lei che cos'è che rende il calcio storico unico e inimitabile nel mondo? La fiorentinità. No, a parte gli scherzi, è un gioco unico che unisce vari aspetti di vari sport, anche marziali, volendo, con chiaramente un palcoscenico di migliaia di persone, per cui penso che sia una cosa unica e rara che fortunatamente è un patrimonio per la città di Firenze. Finora abbiamo parlato del gioco e della parte tecnica, l'ultima domanda però gliela voglio fare chiedendole che cosa significa essere un calciante, piuttosto rappresentare, come nel suo caso, un colore, un quartiere, tutti gli altri giorni dell'anno. La domanda per me è semplice, perché tutta la mia famiglia è di Santo Spirito, per cui giocare nel proprio quartiere penso sia un onore. Per cui io ho avuto la fortuna non solo di giocare ma di allenare, per cui
sono pienamente soddisfatto di questa cosa. Al di là dell'allenamento, del momento della cena, della festa, dell'amichevole, piuttosto che delle partite vere e proprie in Piazza Santa Croce, i calcianti cosa rappresentano nel quartiere durante tutto l'anno? Ma nel nostro quartiere, che è quello insomma, di Santo Spirito, quindi il quartiere storico, rimane sempre il nostro centro di gravitazionale. Noi viviamo, lavoriamo, molti di loro vivono e lavorano in Oltre Arno, in San Frediano, in Santo Spirito. Rappresenta per chi è appassionato di calcio in costume una semidivinità, insomma, rappresenta chi va per passione, per spirito di appartenenza al proprio colore in piazza, disposto a sacrificarsi in tutti i sensi, sia in termini di tempo ma anche in termini fisici, e quindi è apprezzatissimo, amatissimo e rispettatissimo. E poi il quartiere ci ricambia con grande affetto e solidarietà e partecipazione. Le nostre cene, i nostri momenti sono vissutissimi a tutto il quartiere. Adesso si sta preparando l'addobbo del quartiere, quindi c'è questo senso di fortissima appartenenza che è una leva forte anche motivazionale per il calciante e anche per chi si avvicina al calcio in costume. Una delle scene più belle per quanto riguarda Bianchi è quando il pullman arriva in Piazza Tasso e ci sono 300 persone che l'aspettano, bloccano il pullman con i fumogeni, ed è da calciante uno di quei passaggi adrenalinici che ti danno una forza da leone straordinaria. Quindi il nostro quartiere è, credo, la prima risorsa per i calcianti in tutti i sensi, anche emotiva insomma. Poi c'è un ruolo di collante anche a livello sociale che i colori svolgono e che è giusto ricordare, al di là poi del momento sportivo, diciamo così, del momento della rievocazione. Sì, questo è un po' quello che noi ci siamo prefissi di fare da 5 anni a questa parte, di cominciare a ragionare non soltanto come un'organizzazione, un'associazione sportiva che aveva la punta dell'apice nel mese di giugno e quindi nei mesi prima si preparava, ma poi l'unica manifestazione forte sul territorio era la partita del calcio storico per San Giovanni. Adesso i Bianchi si occupano del quartiere, sono parte integrante del quartiere, sono un corpo, una comunità che aggrega il quartiere, quindi si occupa anche di questioni sociali. Voglio ricordare che abbiamo fatto tante iniziative, scuole nel comprensorio dell'Oltre Arno contro il bullismo, abbiamo donato le attrezzature sportive alle scuole, abbiamo ripulito la fontana di Santo Spirito, la donazione del sangue all'Avis, ma ce ne abbiamo tantissime e sarebbe anche lungo ricordarle tutte. Adesso abbiamo un progetto importantissimo per il quartiere, stiamo realizzando una palestra che però non è solo la palestra dei Bianchi, ma sarà una piattaforma vera e propria di aggregazione e inclusione sociale. Cioè noi realizziamo lo spazio, ma poi all'interno del nostro spazio andranno a svolgere varie attività tutto il quartiere. Dal centro storico Le Boschi, che è una scuola calcio che si allena al giardino dei Nediaci, farà una sorta di polisportivo, quindi un'introduzione allo sport per i bambini del quartiere, al centro anziani che è in via della Chiesa, all'albergo popolare, A tutte quelle associazioni che hanno un ruolo sociale, di integrazione sociale all'interno del quartiere. Siamo molto orgogliosi, ancora ci manca un po' di soldi per finirlo, però per settembre sicuramente sarà operativa e finalmente inaugureremo una cosa che ci riempie veramente di tanto orgoglio. L'ultima cosa che le chiedo, cos'è secondo lei che rende il calcio storico fiorentino il calcio storico fiorentino e quindi inimitabile nel mondo? È questa sottile follia che pervade i giorni delle partite, che c'è i calcianti che vanno lì a mani nude, quindi anche l'aspetto, anche in parte della violenza, il fatto di essere cruento, e però secondo me è la follia di tutti quanti coloro che sono lì, anche il tifoso, il quartiere, l'appartenenza, la storia di Firenze, l'identità, quindi c'è una combinazione magica di fattori che rendono lo spettacolo del calcio in costume inimitabile. Non a caso tutto il mondo ci chiede di poter esserci, di poter riprenderlo, c'è televisione da tutto il mondo sempre presenti e voi avete la fortuna di averle esclusiva.